Sto facendo una passeggiata lungo il percorso fluviale di Santa Sofia. Oggi c'è una temperatura mite, quasi calda per il periodo, direi. Vedete, sono senza giacca, tengo la giacca in mano proprio perché è caldo. Ho visto persone a Santa Sofia che giravano senza giacca, insomma, in paese. E stavo ripensando a quando è stato l'ultimo periodo in cui ha nevicato durante le festività natalizie o proprio il giorno di Natale. E, riguardando le mie foto, una decina d'anni fa circa ha nevicato proprio il giorno di Natale, alle quote ovviamente di Santa Sofia, insomma siamo su 300 metri sul livello del mare, a quote più alte spesso la neve in questo periodo c'è già, anche se non in questo momento, ha nevicato nelle settimane scorse, ma ora con le temperature la neve si è sciolta. E ricordo quando ero piccolo, capitava spesso, insomma, vi parlo degli anni 80, primi anni 80, che ci fosse neve nel periodo di Natale. Poi negli ultimi decenni la nevosità si è un po' spostata, concentrandosi nei mesi di gennaio e febbraio e talvolta anche a marzo. Abbiamo visto delle nevicate tardive negli anni passati, anche a metà maggio ci sono state delle nevicate, in particolare in quota, insomma, però comincia a nevicare generalmente un po' più tardi. Ripeto, quando ero piccolo ricordo che la vetta del Comero a fine settembre, quando è il mio compleanno, quindi lo riesco a associare abbastanza bene, si imbiancava. Ora succede che ci sia neve a quote sopra ai 1000 metri in quel periodo, però è sempre più raro. Ora non voglio dire che è tutto cambiato, perché poi dopo non si può avere una percezione reale nell'arco di 40 anni, no? Su quei cambiamenti, però posso dire quello che mi ricordo, insomma. Quindi le nevicate che faceva, anche importanti, a dicembre e anche a novembre, perché la forte nevicata del 78 avvenne a novembre, io non la ricordo perché ero quasi appena nato, insomma, però me l'hanno raccontata. E mentre la nevicata grossa del 2012 avvenne a febbraio, quindi proprio in un periodo pienamente invernale. Insomma, non so, vedremo anche in futuro come saranno questi cambiamenti. Ovviamente la mia è una percezione, no? Non posso parlarvi di uno studio scientifico, ci sono gli scienziati preposti che devono spiegare queste cose. Quello che posso dire io è che mi ricordo effettivamente, ma forse molti altri che hanno la mia età potranno dirlo, che un tempo in questo periodo c'erano più nevicate. Mi ricordo quando sono state fatte interviste a degli anziani, ma mi è capitato anche a me di parlare con i miei nonni, e raccontavano che quando loro erano piccoli faceva delle nevicate molto importanti in inverno, e che anche nella loro percezione, nell'ultimo periodo, insomma, quelle nevicate di una volta non le avevano più viste. Io continuo a godermi questa bella giornata lungo il percorso fluviale di Santa Sofia. Adesso mi giro così si vede anche il fiume e vi mando un saluto.